moderno. E allora, sta per iniziare la 44esima diretta live dell'SL Tessuti e come stai notando, stavo controllando e stavo appena spacchettando quello che in un certo senso voglio presentarti in questa diretta live, in questa 44esima puntata dell'anno 2020, per quanto riguarda questi modellini che ora capiremo nel corso della diretta live a cosa servono, per quali motivi diciamo, vanno inseriti nel proprio ambiente e soprattutto come coordinarle al proprio ambiente, se bisogna adattare la tenda, se bisogna adattare i mobili, quindi questo lo capiremo ovviamente nel corso della puntata. Quindi, come stavi notando, abbiamo anche quest'altro modello qua e ho un altro modellino ancora che adesso andremo a conoscere per quanto riguarda, diciamo, la puntata delle mantovane o fasce coprisistema. Quindi capiremo intanto cosa sono le mantovane, perché cosa nascono e qual è il fine, soprattutto se utilizzare qualcosa di questo genere qua, piuttosto che qualcosa così, o qual è la differenza, soprattutto, e come pensarle per il proprio ambiente. E allora, quindi iniziamo. Innanzitutto, ti do un benvenuto, qualora è la prima volta che ti stai collegando, o bentornata se già ci segui da tempo. Quindi, come ho anticipato, questa diretta live è dedicata, diciamo, alle mantovane in generale. Ecco, tanto per darti così un'introduzione, non annoiarti, paradossalmente, intanto capiamo che la mantovana nasce. Sempre, ovviamente, non sto parlando io nel Medioevo, ma stiamo parlando a inizio 1700, quindi attraverso quello che in un certo senso sui baldacchini, quindi lette a baldacchino, si creavano quei foulard. E allora è da lì che venne, diciamo, questa intuizione, andando per darti qualche cenno storico di questa mantovana come nasce, e si pensò di metterlo anche sui bastoni dell'epoca, proprio per nasconderli. Quindi la mantovana, quindi creata come dei foulard sui bastoni, diciamo, del 1700, che fu, diciamo, il secolo dove si introduce l'idea quella di addobbare e quindi arredare gli ambienti. Quindi si iniziano, diciamo, a mettere queste mantovane per coprire questi bastoni, fino a poi ad arrivare ovviamente ai giorni d'oggi che le mantovane, già qualora noi sentiamo o ascoltiamo la parola mantovana, subito ci viene in mente magari che l'ambiente deve essere prettamente classico, o che comunque le mantovane che siamo stati abituati a vedere, magari sia dalla nostra madre o dalla nostra nonna, o che comunque in ogni caso servivano sì ad arredare, ma in primo luogo a nascondere, in questo caso non più i bastoni come nel 1700, ma a nascondere il cassonetto, quindi il famoso cassonetto dove a volte troviamo l'avvolgibile, che nell'ultimo decennio sappiamo che le case non sono più, diciamo, fatte con questi, diciamo, avvolgibili, quindi questo cassettone che esce, o qualora ci fosse, è incassato interno, quindi a filo muro, quindi sono a scomparsa. Ma se noi ci riferiamo agli anni 70, 80, 90, dai, tanto per non andare troppo lontano, ovviamente le case erano all'epoca con questo cassettone. Quindi si creò, così come nel 1700 per coprire all'epoca i bastoni, nei tempi d'oggi, quindi nei nostri giorni, si usò per coprire quello che era il cassonetto destavvolgibile. Questa mantovana fatta in tessuto si coordinava col cuscino, col copriletto, a secondo dove, in quale ambiente tu lo stavi pensando, quindi per il soggiorno serve per il divano, o se lo pensavi per la cucina, ovviamente la coordinava alla tovaglia, ai cuscini e così via. Sembra questa mantovana che ti copriva il cassonetto e ti abbelliva quindi il tuo stile. Passano negli anni, questi cassonetti scompaiono, nell'ultimo decennio ci sono questi a scomparsa nella maggior parte dei casi, è lì dove ovviamente proponiamo questo nuovo modello di mantovana che non si addice più solamente ad uno stile classico, così come si pensava, ma la mantovana in questo senso qua assume già un altro ruolo e deve essere visto e pensato in maniera diversa. Se nel caso che ti ho detto io della mantovana coordinata con i cuscini, nel caso della cucina con la tovaglia, o nella mantovana coordinata con le cadute del copriletto, se siamo in camera da letto, in quel caso stiamo notando ovviamente che il coordinato apparteneva a quello che era il tessuto che tu andavi a scegliere. In questo caso, le mantovane che ti sto presentando e che abbiamo visto all'inizio della diretta, prima di iniziare, che stavo controllando, non vanno più pensate per essere abbinate alla tenda, ma vanno pensate per essere abbinati allo stile del tuo arredamento, sia esso classico, moderno o contemporaneo. Perché ora ti presenterò alcuni di questi modelli qua e quindi capirai perché questo non è più il bastone che devi scegliere o chissà che cosa, ma
qualcosa che deve essere coordinato, quindi se siamo in cucina potrebbe essere il top della cucina o che potrebbe essere la cappa della cucina o il tavolo della cucina, se siamo in camera da letto potrebbe essere il trittico, quindi che ci troviamo come o i comodini, quindi coordinato, quindi all'arredamento, perché questo ti arreda e ti completa come un lampadaio, così come una maniglia di una porta rifinisce una porta. Ecco, per chiarire, ovviamente stiamo parlando di queste mantovane. Partiamo da quelle, ecco, tanto per sfatare che non significa parlare di mantovane riferirsi solamente ad ambienti classici, ma la mantovana non è altro, nel primo caso per nascondere i bastoni, poi per nascondere i cassonetti, adesso esistono queste mantovane, per esempio, già lo stai notando, qui parliamo per uno stile ovviamente moderno, dove qui puoi andare a nascondere, quindi dalla fascia copri sistema. Vai a nascondere il sistema inteso a questo punto non è più il cassonetto, ma andiamo a nascondere quelli che sono i binari o il sistema della roulo, il meccanismo, l'ingranaggio, qualora tu non lo vuoi vedere. Ecco, come puoi notare, vedi, questa è una, ovviamente un modellino in miniatura, tanto per darti così un'idea di quello che potresti eventualmente scegliere anche quindi per il tuo arredamento. Immaginiamo che siamo in cucina, così come è successo con il nostro cliente che l'ha scelta per, in questo caso, nascondere il sistema della propria roulo che avevano scelto, ma tu puoi anche nascondere anche il binario tradizionale. Ma questo a cosa l'abbiamo coordinato? Non più alla tenda, ma bensì a quello che era, mi ricordo, quello era la cappa, e quindi gli elementi in satinato e in lucido, dove l'ha voluto proprio con l'angolo lucido, così come lo stai vedendo, il laterale satinato e il davanti satinato. E questo, andiamo a guardarlo dalla parte interna, serve, ecco qua, vedi, questo è quello che tu non vedi perché va verso il muro, qua dentro viene poi installato quello che è in questo caso la roulo o il binario tradizionale, quindi il sistema. Il sistema può essere sia della roulo che della tenda tradizionale. Vedi questi due gancetti? Abbiamo due ferrovie, ovviamente, quindi due vie, considerate così. Nel quella sopra, quando dobbiamo installarlo necessariamente a soffitto, se invece dobbiamo montarlo, quindi installarlo a parete, in questo caso viene messo in quello più sotto, dove qua viene collegata il supporto, quello a parete, che ti permette, ovviamente, poi, vedi? Supporto, ovviamente, è inutile che lo dico, resistente, è normale, ci mancherebbe. Stai potendo notare di che prodotto stiamo parlando, quindi questo per quanto riguarda il montaggio, e come ti dicevo, possiamo avere quest'angolo lucido, quindi con la voltata, quindi la voltata che ti va a coprire in ogni caso il laterale, qualora nel tuo ambiente entrante si vede il laterale, quindi è necessario. Se non si vede, può essere anche montata così, senza laterale, quindi senza voltata, e rifinita direttamente con l'angolo. Può essere questo lucido, satinato, poi ovviamente tra le nostre proposte, questa alla fine magari chiariremo alcuni concetti. Per ora concentriamoci quindi sulla mantovana, o il, è giusto o meglio chiamarlo, coprisistema. Quindi in alluminio, quindi prodotto ovviamente fatto di manifattura, fatto su misura, quindi non sono prodotti già belli e fatti, ma stiamo parlando proprio di prodotti artigianali a tutti gli effetti. E questo ovviamente va per pensato per ambienti in stile moderno, quindi sia camera da letto che soggiorno, quindi o cucina, non ha un ambiente specifico perché va a coprire il sistema, in questo caso della roulo o del binario. Quindi abbiamo notato il montaggio sia a soffitto può essere che a parete secondo il supporto, con la voltata o senza voltata, satinato o lucido. Andando avanti, sempre pensando quindi a quella che è la mantovana che si deve coordinare, ripeto, non alla tenda ma allo stile. Il motivo è molto semplice, magari così per lì non hai mai attenzionato questa situazione qua, ma questo è quello che dico ai nostri clienti. In realtà questo qua perché deve essere coordinato al nostro stile, come potrebbe essere anche questo qua, nel caso stiamo parlando di un contemporaneo. Questo si chiama modello slim, questo si chiama fascia step, che è due modelli che hanno la stessa funzione, la stessa fine, ma questo con una funzione in più. Ora lo capiremo. Allora, mentre questa quindi va a coprire quelli che sono le nostre, diciamo, i nostri sistemi sia di rullo che di fascia, in questo modello qua va a coprire sia sempre il sistema di rullo di fascia, ma in più, diciamo, nella parte alta, vedi, c'è una tavoletta dove all'interno possiamo, noi volendo installare il nostro binario, e quindi questo avere un attacco a parete, in questo caso, quindi è il binario all'interno, perché abbiamo la tavoletta ovviamente di rinforzo, mentre cosa che succede con lo step è che va a coprire, ma diciamo il montaggio è a sé rispetto, diciamo, a quello che è il binario, come in questo caso, che può essere messo qua dentro. Ma
Sempre come ti stavo dicendo, questo, ecco qua, come caratteristica tu la devi pensare per quanto riguarda quella che sia il tuo stile. Sto parlando del mobile, quindi del trittico, quindi nel caso in cui siamo in camera da letto, o del top della cucina, nel caso in cui la stai pensando per la cucina. Quindi questo deve essere necessariamente coordinato, o alla parete attrezzata, ecco, la devi coordinare a qualcosa che tu nel tempo non cambi. Quindi puoi cambiare il colore delle pareti, puoi cambiare la tenda, ma questo deve rimanere coordinato al nostro mobile perché è un pezzo di arredamento. Quindi questo è uno delle, diciamo, idee, ecco, dei modi di pensare di che cosa stiamo andando a valutare. Non stiamo scegliendo il bastoncino per la cameretta, dicendo per la stanzetta o qualcosa così. No, il bastone poi comunque poi diciamo, ha un altro modo di vederlo, perché qua il bastone non ha senso perché va nascosto, ma al di là di questo qua anche il bastone deve essere coordinato all'arredamento, perché è qualcosa che rimane, non deve essere abbinato tipo questo alla tenda. Poi puoi coordinare la tenda allo stile del tuo arredamento, questo rimane comunque coordinato allo stile dei mobili, che è fondamentale, che questo non lo cambi da domani alla mattina. Quindi questo può anche rimanere per tutta la durata dei tuoi mobili perché è coordinato, e cambiare magari 2 o 3 volte la tenda per i motivi che ti ho detto. Quindi questo deve essere pensato per coordinarlo all'ambiente e non al tessuto della tenda. Quella puoi mettere qualsiasi a te ti piace, poi a seconda ovviamente. Le colorazioni che potrai ovviamente scegliere, fra questi qua ci sono le colorazioni universo, quello che fa, diciamo, con l'urex, la brillantina. Attimo che l'ho messo qui da questa parte, attimo che prendo la cartella colori così te la faccio attenzionare. Mi era sfuggito di mente, eccolo qua, te lo faccio attenzionare. Vedi, i colori universo sarebbero questi, che possono essere ovviamente poi personalizzate, queste fasce qua che ti sto facendo vedere, vedi, questa è la fascia slim, sempre convoltata come puoi notare per il discorso che ti dicevo io, quindi che ti va a chiudere gli angoli. E tra questo, ovviamente, come stai notando qua nella foto, abbiamo questo modellino qua, che è in questo sotto, ok, questo che è il modello Honda chiamato. Quindi il modello Honda, quindi non a caso mi sono fatto preparare apposta e questo modellino per presentarlo, perché è molto carino, per darti degli spunti come questo, una volta abbinata al tuo arredamento, quindi al tuo stile, quindi importante che le mandovane che noi stiamo andando a vedere e che proponiamo e che puoi trovare tra le nostre proposte, sono consigliate per essere pensate e coordinate al proprio stile, che sia il trittico in camera da letto o che sia alla parete attrezzata piuttosto che al top della cucina, se siamo in un ambiente living o come open space o cucina soggiorno, chiamalo come vuoi. In ogni caso tu questi li devi pensare per quanto riguarda l'arredamento. Quindi ora ti mostro proprio dal vivo quello che è il modellino Honda, come ti dicevo io, vedi, fatto in colorazione. In questo caso ho voluto smaltare così il colore argento, ok? E come noti, vedi che bella voltata che abbiamo realizzato qua. Perché questo tipo di voltata? Quindi vedi che stiamo proprio parlando di veri e propri, ecco, che vanno a nascondere sì i nostri binari all'interno, adesso capiremo quali binari si nascondono qua dietro, ma soprattutto arredano il nostro stile e lo rendono e lo valorizzano, così come succede una bella maniglia di una porta valorizza l'intera porta. Quindi ecco che questi vanno visti quindi come un lampadaio, come ho già detto, quindi come sto rivedendo in questa puntata, perché è fondamentale, se no si perde tra la scelta di quello che è il tessuto con questo stile qua. Quindi questo lo puoi pensare sia per il classico, il moderno e il contemporaneo come genere, ok? A seconda della colorazione che fai, ovviamente la rendi più moderna o meno moderna, ma stiamo parlando comunque di un contemporaneo, di uno stile molto fine, elegante allo stesso tempo, che ti permette in questo caso, quindi come abbiamo notato lateralmente, abbiamo una bella voltata di quasi 23 centimetri. 23 centimetri di voltata, ok? Tanto proprio per avere l'idea chiara, per non sbagliare, siamo 23 centimetri, va bene, ok? Di voltata, questo perché abbiamo ovviamente uno spessore, quindi andiamo a vedere, ecco qua, vedi, stai notando, abbiamo uno spessore già di 3 centimetri, ovviamente, quindi all'interno abbiamo noi un 20 centimetri di spazio. Cosa servono questi 20 centimetri di spazio? Cosa abbiamo messo nel modello Honda per poterti fare una dimostrazione? In questo modello Honda abbiamo, diciamo, creato quello che è il modello Honda della tenda, quindi tanto discusso, quindi per non andare proprio fuori tema, come puoi notare, questo, ecco qua, che non è altro che questa fascia che ti arreda, quindi il tuo ambiente, quindi come un cappello, quindi
considero come una colonna, vedi tu, fai tu in colonna la tua casa, quindi, ma in ogni caso stiamo parlando proprio di un complemento, quindi che ti completa il tuo arredamento, dove puoi installare sotto, vedi la nostra onda, quindi come puoi notare, un attimo che cerco di prenderlo con una mano, il signore è un po' pesante, comunque, ecco qua, vedi, questa è l'onda che ti permette, come stai notando, che viene nascosto il binario da questa fascia, quindi proprio va a nascondere come le mandomane sono nate, la nostra fascia. In questo quindi il modello abbiamo inserito questo binario che fa il modello onda, quindi abbiamo i nostri 20 cm di profondità, ok, quindi interna, 23 esterna, dove all'interno abbiamo messo questo binario per l'onda bassotto, quindi tu già saprai che l'onda prende il suo spazio, ecco qua, vedi, e l'altro binario per quanto riguarda la caduta, quindi dal momento in cui tu vuoi aggiungere la caduta vuoi lasciare il solo telo. Quindi come è possibile, come stai potendo notare, vedi come la profondità è importante, che abbiamo bisogno di 20 cm dove verrà fissato sia il binario per l'onda, vedi lo spazio di azione che prende l'onda, ok, e poi davanti andremo direttamente a installare, vedi la caduta, l'ho già messo ovviamente per darti così l'idea, in modo che il laterale, vedi, è bello pulito e completo con la nostra caduta, davanti quindi va a completare, poi decidi tu se farla fino a metà, fino alla più corta, poi ovviamente la misura quello è tuo piacere, ma la cosa bella è che si può spostare, vedi, l'onda senza che fa attrito con la nostra caduta, proprio perché abbiamo i nostri 20 cm che ci permettono di poter dividere, avere lo spazio sufficiente per poter installare quelle che sono le cadute con il modello onda messo dietro. È tutto coperto, quindi rifinito da questa fascia modello onda colore, in questo caso come ti ho detto è smaltato questa tonalità di colore, ma si può avere anche questo con la cartella che ti ho fatto vedere poco fa, che sarebbe questa qua, il colore universo, ok, che puoi sempre scegliere tra le nostre proposte che troverai sul nostro sito. Ecco, come diciamo hai potuto constatare e conoscere in questa 44esima puntata diretta live che teniamo ogni venerdì alle 16:30, abbiamo visto il modello slim, quindi che si può avere anche in colore come nero, come l'argento, quindi troverai sempre i colori sul nostro sito. Ovviamente c'è anche quest'altro genere qua che è appena completato, dove possiamo mettere l'onda, ma questo vale per tutti, ma ti ho fatto vedere solamente un esempio. E poi abbiamo visto anche la fascia step in alluminio, quindi vedi con gli angoli lucidi o il laterale lucido o satinato e satinato, questi poi ovviamente li puoi sempre coordinare e pensare a tuo piacimento, farti consigliare quindi attraverso i nostri esperti su WhatsApp, vedi, e questo ti va a coprire il sistema, in questo caso potrebbe essere del binario normale o del rullo, nel caso in cui tu hai pensato di mettere un rullo, stai pensando ad un rullo o vuoi mettere un rullo. Quindi vedi che in questa puntata abbiamo affrontato un tema un po' delicato, un po' particolare, perché la mandovana, ogni volta quando ne chiediamo la salvo, ma ancora si usa sta mandovana, dico guardi signore, ora bisogna capire cosa intenderei per mandovana, ma oggi le posso dire che ci sono tante alternative, ovviamente si rifanno un po' alle parole che già conosciamo, come ti ho appena detto il discorso della mandovana che nasce nel 1700 per coprire questi bastoni, poi negli anni 70-80 con i cassonetti per coprire i cassonetti. Adesso parliamo di mandovane che ti arredano, quindi che ti completano quello che è proprio il tuo stile a tutti gli effetti, te li fanno camminare, quindi ti mettono quella ciliegina sulla torta e poi potrai scegliere qualsiasi tipo di tenda che potrai trovare sempre tra le nostre proposte. Ecco che prima di concludere voglio ovviamente invitarti per quanto riguarda e conoscere naturalmente quelli che sono non solo tutti i nostri prodotti, ma conoscere quelle che sono tutte le nostre promozioni, conoscere quelle che sono i nostri prezzi, quindi a poter avere agio, quindi ad avere un'idea chiara di tutto quello che in un certo senso potrai vedere nelle varie dirette live che abbiamo affrontato in quest'anno, nell'anno precedente ci saranno anche altre dirette che vedrai su YouTube, Instagram o Facebook, a seconda dove tu ovviamente sei più abituata a navigare, ma detto questo naturalmente è per dirti, e così come già oramai tanti clienti si affacciano e ci conoscono attraverso il nostro sito, la comodità com'è non più sotto mano ma a portata di mano, ce l'hai proprio nelle mani. Quindi proprio dire a portata di mano sembra quasi un termine ormai vecchio, ma ce l'hai proprio nelle mani.
nelle mani, perché proprio attraverso il sito, quindi attraverso le dirette live che ti do, ecco, delle presentazioni, dei consigli, dei modi come poter scegliere determinate situazioni che magari non hai ben chiara l'idea, ma andando sul nostro sito lì ti farai un'idea chiara di tutti i prodotti che noi abbiamo, i prezzi che ci sono ovviamente citati per ogni articolo, qualora tu hai dubbi puoi sempre dal tuo smartphone contattare i nostri esperti attraverso WhatsApp, dove vi è qui nel nostro showroom, quindi come in un negozio tradizionale, proprio per consigliarti ed aiutarti durante il tuo ordine a non sbagliare e a capire soprattutto il prodotto che stai andando a ricevere. Quindi troverai comunque dei prodotti garantiti, dei prodotti che hanno comunque delle qualità accettabili. Questo per dirti che non è che perché sei su internet allora c'è il prezzo basso e la qualità alta, non esiste. Quindi la truffa esiste anche qui sotto casa nostra, quando prendi un prodotto comunque economico, là dietro, per ovvia ragione, lascia il tempo che trova. I nostri prodotti ovviamente, al di là, è inutile dirti qualità non qualità, patapim patapam, sono qui ovviamente a mostrarti, a farti delle dimostrazioni di articoli che vengono realizzati su misura, quindi artigianali. Ringraziamo ovviamente l'azienda produttrice Kama da Roma, quindi un'azienda italiana che produce particolarmente quello che ti ho fatto vedere insieme magari ad altri bastoni, quindi tanto per dirti che cerchiamo di tenere a dei prodotti effettivamente che ne vale la pena, una volta che tu li ricevi, di avere una soddisfazione a 360 gradi. Quindi questo è per naturalmente, ecco, invitarti a poter avere questa, anche tu, questa esperienza, come stanno facendo tanti clienti, soprattutto se sei del luogo, a poter, diciamo, dare un'occhiata ai prodotti che già noi abbiamo, fissare un appuntamento. Noi saremo contenti di poterti servire qualora tu hai bisogno, così come facciamo già da diversi anni con chi ci contatta da oltreoceano, come amo dire io, perché ci troviamo a Ascoli, in provincia di Catania, siamo in Sicilia, c'è un oceano che ci separa da questo oceano, ci contattano tanti, tantissimi clienti soddisfatti dei prodotti che ricevono, sia su misura che sul tessuto stesso o il prodotto in se stesso, come il bastone, che potrebbe essere il binario, via dicendo. Tra i consigli ovviamente che non ci rifiutiamo mai di dare a nessun nostro cliente che ovviamente ci contatta, questo è per darti un servizio serio che si può ottenere questo attraverso il web, quindi con la stessa filosofia non posso che ovviamente invitarti a guardare tranquillamente il nostro sito, conoscere le nostre promozioni, vedere se c'è qualcosa che ti può interessare, contattare i nostri esperti su WhatsApp. E a questo punto non mi rimane che augurarti un buon proseguimento dalla SL Tessuti, lo showroom più grande del web, da Salvatore Maria Paolo Caruso. Ricordati di ricordare, scegli la tenda più bella che vuoi su sltessuti.it. Poi ciao 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 e ci vediamo alla prossima diretta live.